Ciao a tutti, volevo fare due parole con gli eter paternalisti. Gli eter amanti della paternale, quelli che mi vengono a dire: ma insomma, tu fai i tuoi video sempre vestita come una straccione, se vai ai colloqui di lavoro non ti prenderanno mai vestita così, anzi, sembri una tossica. Innanzitutto, non sono nata ieri e ai colloqui di lavoro vado elegante. Secondo, questo è il mio YouTube, lo gestisco come voglio io. Terzo, se denuncio il fatto che una persona si è permessa di dire certe cose per farmi mollare con un ragazzo, e faccio nome e cognome onde evitare casini, fronte del porco, ciao, non credo che non mi si debba assumere per quello, cioè una persona che è andata a dire una minchiata su di me, cioè una cosa non vera su di me, non vedo perché debba avere problemi in Germania in un colloquio di lavoro per questo. Comunque la paternale non è mai finita perché ovviamente c'è per voi sempre un motivo per cui io non debba trovare lavoro, cosa che mi viene da ridere perché c'è gente che ha un lavoro, fa dei video su YouTube dicendo le peggio cose e io comunque non dico niente di male. Ho avuto il mio periodo di crisi in Germania e lì si vede che ho le occhiaie e lì in quel video si vede che non stavo bene. È ampiamente passato, sto molto meglio e ho anche molte speranze per il futuro, per cui state tranquilli che quando andrò al colloquio di lavoro mi vesto elegante. Ora, una donna non si può mettere in giacca e cravatta perché farebbe ridere, però vado con il mio tailleur, le scarpe con un leggero tacco e con un trucco leggero, come penso molte donne facciano. Ora, non intendo sentirmi in dovere di dovermi ipertruccare a ogni video, anche di 2 minuti che faccio, per cui smettetela di rompere le scatole. Grazie mille, un bacio a tutti.